Edmondo Laudazzi, consigliere comunale del Nuovo Faro, soddisfatto di queste prime risposte che ha avuto dal sindaco di Vasto e dalla maggioranza? Sindaco nel suo intervento è sembrato un funzionario dell'assessorato regionale alla sanità più che il sindaco di Vasto, dovrebbe avere più a cuore le sorti della sua città e preoccuparsi di meno dei problemi degli altri territori. Nello specifico è evidente che essendo lui stato un diretto collaboratore di Paolucci sente su di sé il peso di scelte che tutto sommato sono risultate fortemente penalizzanti per il territorio vastese, probabilmente non ha la forza né la voglia di poterle discutere. Non è stato troppo livoroso nel suo intervento contro D'Alfonso e contro la sanità regionale, insomma l'assessorato regionale alla sanità. No, Livoroso no, ma chiaramente mi toccava l'intervento di apertura e non potevo non far presente come sostanzialmente, ma non è un problema di questa giunta regionale, ma nell'ultimo decennio la qualità e la quantità dei servizi offerti per la salute dei cittadini siano nel nostro territorio fortemente diminuiti. Quindi, siccome non vogliamo che essere nati a Vasto significhi sostanzialmente avere maggiori possibilità di morire, è necessario su questo argomento fare le barricate se serve. Sulla sala emodinamica avete perso le speranze? Sulla sala emodinamica non solo non abbiamo perso le speranze, ma faremo una battaglia fino all'ultimo momento. Diciamo, come è stato fatto nel reparto neurologia con la trombolisi, esiste la possibilità di assicurare prestazioni emodinamiche anche nei reparti di UTIC. Se qualcuno di questa azienda, no, invece di grattarsi, pensasse un po' alle questioni della sanità vastese, diciamo, probabilmente molte risposte ci potrebbero essere. Chi ha preso la parola fino adesso, diciamo, ha tergiversato sulle reali problematiche della sanità vastese, l'ospedale, la diagnostica, il pronto intervento. Abbiamo sentito parlare il sindaco come se fosse un funzionario, ancora un funzionario della Regione Abruzzo, ancora il segretario dell'assessore alla sanità. Noi chiediamo al sindaco di svestire i panni del funzionario di partito, del funzionario dell'assessore alla sanità e di vestire quelli del cittadino vastese, o meglio del ragazzo di bottega che era e che ha detto di essere durante la campagna elettorale, che tuteli gli interessi del territorio e dei cittadini vastesi, soprattutto nel campo della sanità, che non deve avere colore politico. Ci hanno raccontato che siamo usciti dal commissariamento e non è vero. Ci hanno raccontato, come sempre, ci hanno parlato di numeri, tanti numeri, bacini di utenza. La verità è che quando c'è la volontà politica di fare le cose si fanno. Noi abbiamo fatto delle domande semplici all'assessore Paolucci e speriamo che ci possa rispondere, ma onestamente non ci crediamo. Quello che noi vediamo è che questo piano sanitario parla soltanto di tagli. Come ho detto in aula, tratta la questione della sanità come se si trattasse di mero bilancio, quindi tagli, limare i costi ove possibile, i problemi che c'erano prima continuano ad esistere. Parliamo proprio di problemi primari. Addirittura abbiamo problemi di soccorrere le persone con l'ambulanza perché abbiamo una sola ambulanza medicalizzata. Abbiamo ripercorso questo schema degli hub and spoke, quindi questa struttura per cui quando abbiamo un problema particolarmente grave che necessita di una struttura specializzata dobbiamo andare a Chieti piuttosto che a Pescara. E qui abbiamo il problema di tante famiglie vastesi che si caricano il paziente in macchina e se lo portano direttamente all'ospedale di Chieti perché sanno che se aspettano l'ambulanza potrebbe non arrivare mai. Cioè, qui parliamo di questo. Ecco perché assolutamente non siamo soddisfatti di quanto il presidente D'Alfonso è venuto a dirci. È stato uno show personale che però esula dalle problematiche specifiche dei cittadini, problematiche che viviamo noi sulla nostra pelle, insomma.